Miro, l'impulso creativo, questo è il titolo della mostra che è stata inaugurata a Palazzo Te, un'esposizione che raccoglie 53 capolavori del grande artista catalano, opere che vanno dagli oli agli arazzi, dalle terrecotte ai bronzi, ai disegni, fino alle ricostruzioni dei suoi laboratori. Miro è nato a Barcellona, io dicevo prima, ma lui ha deciso di spostarsi a Palma de Mallorca per vivere là. E dunque lì a Palma de Mallorca ha fatto costruire la sua casa di famiglia, la sua casa da vivere e anche il suo studio CERT. E lui si è trasferito nel 1956, dunque le opere che noi abbiamo fondamentalmente appartengono a questa epoca, anni 60 ma fondamentalmente anni 70-80, che sono quando lui è un uomo maturo, consapevole della sua creazione, della capacità di esprimere cose con i pennelli, la ceramica, la scultura e le opere che si possono vedere qua, sono di questo periodo, possiamo dire. Io credo che troveranno prima una mostra che si può vedere tranquillamente, una mostra molto allegra, mi sembra, e anche per il pubblico generale sarà un'opportunità unica per vedere gli studi di Miro. Finalmente Miro è arrivato al Te, se ne è parlato tanto ed ora fino al 6 aprile sarà possibile ammirare le sue creazioni. Una grande emozione per tutta la città. C'era grande attesa, adesso che l'ha vista cosa ne pensa? La prima sensazione? Ma è una mostra che lascia stupefatti perché vedere così tante opere di Miro tutte insieme non mi era mai capitato. Avevo avuto occasione di vedere qualche opera in qualche museo importante, in qualche occasione importante, ma poi qui c'è la possibilità proprio di respirare il clima culturale che avvolgeva questo artista, perché oltre ai quadri vi sono presenti le sculture, sono presenti delle ceramiche, sono presenti i disegni e poi c'è questo allestimento dei suoi studi che fa capire in quale clima e con quanta anche gioia, no? creava queste cose meravigliose e uniche. Un evento, quello della mostra di Miro, che coinvolge tutto il mondo virgiliano. Già attiva la Miro Card, con moltissime prenotazioni, che prevede offerte speciali su hotel, ristoranti e tour guidati. È prevista una convenzione con Trenord, dedicata ai gruppi di almeno 10 persone per chi raggiungerà Mantova in treno. Sono già attivi inoltre percorsi didattici per le scuole, tour specifici per i gruppi e si sta pensando alle aperture serali. Noi ci aspettiamo tanto, è inutile negarlo, ci aspettiamo in termini di visitatori dai 50 ai 100.000 visitatori, questa è la forbice, soprattutto visitatori particolari, visitatori veri, perché qui c'è uno sdoppiamento del biglietto, per cui non c'è un biglietto cumulativo con Palazzo Te, per cui chi verrà qui per vedere la mostra di Miro. Abbiamo legato questa mostra più di ogni altra volta a ciò che la città può offrire. Quindi è, come dire, una grande scommessa per rilanciare il turismo a Mantova dopo la parentesi del terremoto che aveva letteralmente bloccato i flussi verso la nostra città. A presentare la mostra anche il nipote di Miro, che racconta così chi era suo nonno. Ecco, mio nonno è una persona molto cara, molto gentile e mi ha insegnato che veramente faccio obbligazione di lavorare per lei, per la sua memoria, per il suo legato e portare al mio nonno a Mantova è veramente un grande piacere. Qual è il messaggio di questa mostra e quindi anche il messaggio di suo nonno? Il messaggio del mio nonno è la libertà espressiva e il messaggio di questa mostra è un viaggio al subconsciente musico-poetico di Miro. Le ha insegnato, lei riesce a vivere così? Mi ha insegnato molto a vivere così, ecco. La mostra di Miro resterà aperta fino al 6 di aprile, lunedì dalle 13 alle 19, dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19 e il venerdì fino alle 23.